Amici, benvenuti sul canale 9000 Giri Elaborazioni. Oggi vi presentiamo una Giulietta sulla quale il cliente ci ha chiesto di eseguire una serie di lavori diversi fra loro. Abbiamo fatto un mix di lavori. Io partirei anzitutto con la parte estetica esterna. Quindi ultimamente diciamo che l'estetica esterna sta riprendendo pian pianino piede. Non è una cosa semplice reperire i pezzi di carrozzeria. Comunque su macchine di larga diffusione come appunto la Giulietta, la Mito, le Punto piuttosto che le Golf, sicuramente qualche cosa si trova. Allora, in questo caso siamo partiti con alcune appendici estetiche. Questo è un estrattore di una ditta tedesca che appunto fa una parte inferiore del parotti posteriore con queste lesene stile diciamo Formula 1, dove è stato applicato questo filettino rosso per dare appunto un tocco di eleganza. E sull'anteriore abbiamo fatto la stessa identica cosa, quindi sull'anteriore abbiamo ripreso il filettino, abbiamo cambiato la griglia anteriore mettendo una griglia di diverso tipo e sostanzialmente abbiamo fatto pochi tocchi a livello proprio di parti di carrozzeria. Andando sul fianco, l'aspetto diciamo più interessante sono i cerchi, quindi sono stati messi dei cerchi di diverso tipo, un po' tipo stile quadrifoglio, che sono stati poi richiesti dal cliente in colore nero perché sono arrivati grigi, il cliente li voleva neri, quindi abbiamo optato per la versione grigia e poi la verniciatura in nero lucido, in modo tale da avere tutto coerente con i copri specchi. Diciamo che a livello di coerenza e di eleganza questa macchina, diciamo, siamo a metà dell'opera, però questa macchina comunque denota un impegno fatto, cioè un lavoro fatto con stile. Quindi a livello di carrozzeria ci mancheranno appunto le minigonne, ci sono altre piccole cose da sistemare, però diciamo che oltre questo livello come pezzi, come parti di carrozzeria non andiamo. Passando al motore, abbiamo fatto la centralina elettronica utilizzando la centralina Seleton, che come ho spiegato più volte non è una centralina aggiuntiva ma una centralina esterna riprogrammabile, dove sostanzialmente noi possiamo inserire i dati della classica mappatura che noi possiamo sovrascrivere sulla centralina principale con gli stessi risultati ma con l'enorme vantaggio di poter disattivare la centralina in caso di bisogno. Quindi su macchine molto molto recenti, soprattutto su macchine che sono ancora in garanzia, la soluzione della Seletron è una soluzione ottimale, perché come ricordiamo spesso, una mappatura via seriale è un'ottima strada. L'unico handicap è il fatto che se la macchina è ancora in garanzia, soprattutto su macchine, magari le macchine italiane un pochino meno, ma le macchine tedesche, in particolare Mini, Audi, BMW, sono molto attente al fatto che venga toccata la parte elettronica. Quindi conviene utilizzare un sistema che dà gli stessi risultati ma che non mette a rischio il cliente di far decadere la garanzia, perché questo sarebbe un grosso inconveniente. Completando la parte motore, oltre al classico filtro aria a pannello, abbiamo montato un terminale di scarico duplex che si va ad accompagnare al classico all'estrattore del quale abbiamo parlato prima. Il cliente ha voluto le due uscite da 102, che sono queste, in stile black, diciamo, in stile black, per accompagnare all'estetica della quale abbiamo parlato prima. In questo caso abbiamo cambiato terminale posteriore che rimane omologato, sportivo ma omologato, e in più abbiamo cambiato il tubo centrale eliminando un rompifiamme. In questo caso vi faccio sentire il sound, che è un sound sportivo, elegante, non eccessivo e soprattutto rimane omologato. Quindi come avete sentito, il sound non è assolutamente arrogante, rimane in un ambito decisamente diciamo decente, come chiamiamo noi, omologato, e secondo noi è il giusto compromesso. Per chi vuole diciamo saltare l'asticella, si può modificare ulteriormente il terminale andando a mettere un terminale tutto tubo. Il problema è che andando a fare questo ulteriore cambiamento, il terminale tutto tubo, ricordiamo, non è omologato.
omologato, quindi la scelta poi rimane sempre al cliente, noi diamo dei consigli e poi starà al cliente decidere che cosa fare. L'ultimo aspetto sul quale siamo stati coinvolti è il discorso dell'assetto, perché è vero, il fatto di modificare la parte motore, l'estetica non incide sulle prestazioni della macchina. Il discorso del motore, diciamo, anche senza arrivare ad incrementi eccessivi, questo è un 1.4 turbo benzina con più, grosso modo un 120 cavalli, con la centralina abbiamo aggiunto circa 25-28 cavalli in più, non è una cifra stratosferica, comunque anche il discorso impianto frenante, come ho spiegato tante volte, impianto frenante, assetto, va poi gradualmente rivisto. L'impianto frenante è ancora quello di serie, abbiamo verniciato le pinze dei freni, ma l'impianto frenante per il momento è ancora di serie, quindi il prossimo lavoro che sicuramente ci verrà commissionato è quello di cambiare dischi e pastiglie con componenti più performanti. Quello dove abbiamo migliorato sensibilmente è il pacchetto molle ammortizzatori. Adesso noi l'impianto è stato montato, vedete l'abbassamento della macchina è decisamente più basso, non è un abbassamento eccessivo perché noi utilizziamo delle molle di solito ABAC Pro Kit che abbassano in linea generale circa 25 mm il baricentro della macchina, in maniera tale ad avere sempre una macchina sportiva sì, ma non penalizzata da un punto di vista di comfort. Per cui queste sono appunto le molle di serie che sono avanzate. La molla ABAC è una molla come questa, più bassa, con uno stelo maggiore e una, diciamo, uno spazio fra le varie spire diverso, in maniera tale da avere una compressione in chili maggiore rispetto a quella di serie. Ovviamente andando a abbassare la molla, gioco forza per fare un lavoro tecnicamente fatto in maniera adeguata, bisogna cambiare anche l'ammortizzatore, quindi anche in questo caso questo è l'ammortizzatore di serie, ovviamente un ammortizzatore che è stato strutturato e tarato per i chili, per la forza delle molle di serie. Sull'ABAC, diciamo, se l'ammortizzatore non ha tantissimi chilometri, entro i 40.000 chilometri si può anche utilizzare ancora l'ammortizzatore come questo di serie. Oltre consigliamo e suggeriamo di modificare anche gli ammortizzatori, in questo caso utilizziamo dei Bilstein B8 che sono degli ammortizzatori ovviamente identici come struttura rispetto a quelle di serie, però da un punto di vista idraulico, da un punto di vista dimensionale, ad esempio lo stelo di questo ammortizzatore, adesso noi l'abbiamo montato, non riesco a farvelo vedere, ma l'ammortizzatore Bilstein, il diametro dello stelo è esattamente il doppio rispetto al diametro di questo ammortizzatore. Poi quello che cambia ovviamente è tutta la parte idraulica, il passaggio dell'olio da una camera a un'altra è stato rivisto con una taratura ovviamente più sportiva, quindi questo ammortizzatore qui va a compensare, essendo più in gergo frenato, va a compensare quello che è la spinta che una molla sportiva tende a dare sulla scocca. Quindi il giusto compromesso è avere una molla più rigida in termini di chili con un ammortizzatore maggiormente frenato, in maniera tale che il tutto sia bilanciato in maniera perfetta. Per il momento consegniamo la macchina con i lavori che abbiamo fatto, come dicevo prossimamente entreremo nell'ambito dell'impianto frenante, in una prossima puntata vi ripresenteremo l'upgrade che saremmo riusciti a ottenere. Per il momento è tutto, vi salutiamo, vi indichiamo appunto il nostro sito www.9000giri.it dove vi invitiamo a consultare l'archivio elaborazione dove trovate più di 3500 vetture, Alfa ce ne sono più di 150 a disposizione, quindi potete trovare tutto quello che volete nei vari ambiti che vi interessa. Ci potete contattare telefonicamente allo 02 73 83 175 e soprattutto cliccate sulla campanella in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo e darci una mano per sostenere il canale. Grazie, alla prossima.